Sgombero questa mattina al liceo Marconi di Pescara. Il collega Luca Pompei ha seguito tutto in diretta sulla pagina Facebook di Rete 8 e ha anche seguito e si è occupato dell'udienza oggi sempre a Pescara sull'inchiesta Grandi Eventi. Sono stati rinviati a giudizio tutti gli indagati nel processo. Ma buon pomeriggio Luca. Quali aggiornamenti ulteriori ci puoi fornire e raccontaci cosa è accaduto questa mattina al liceo Marconi di Pescara? Sì, buongiorno Gigliola, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh, ci sono stati attimi di tensione questa mattina al liceo Marconi, ricorderete, al centro di una vicenda per certi aspetti kafkiana. Il liceo Marconi dovrà essere demolito e ricostruito, già appaltati i fondi per circa 8 milioni di euro, ma in tutta questa procedura ad oggi, 16 luglio 2021, a pochi mesi dall'inizio dell'anno scolastico, non è stato ancora stabilito da parte della provincia dove saranno dislocati non solo i 1.500 studenti e più che frequentano questa scuola, ma anche il corpo docente e soprattutto il personale amministrativo. Sta di fatto che in questa situazione di totale incertezza, questa mattina amara sorpresa per molti dipendenti del liceo che sono andati al lavoro, ma sono stati messi alla porta, alla luce di un'ordinanza, di sgombero della, provincia. Addirittura, è stato visto anche personale, della Digos come se, coloro che insomma, lavorano all'interno della struttura, potessero, fare chissà quale tipo di, protesta. Ci hanno chiamato alcuni docenti, in particolare abbiamo sentito Giovanni Dursi, il professore del Liceo Marconi, che già da diversi giorni sta effettuando uno sciopero, della fame per protestare contro questa situazione, davvero, paradossale. Sta di fatto che, anche alla luce delle nostre segnalazioni, ma anche alla luce di ulteriori segnalazioni, la provincia, a seguito anche di un colloquio con l'ufficio provinciale scolastico, ha deciso di sospendere l'ordinanza di sgombero in autotutela, per evitare il rischio di sospensiva da parte del TAR, in quanto in questa ordinanza non viene segnalata una sede alternativa per le persone che anche in questi giorni continuano a lavorare all'interno della struttura. Insomma, confusione su confusione. Ieri c'è stato anche un incontro con il coinvolgimento della regione che dovrebbe dare un contributo per il pagamento dell'affitto di strutture alternative che dovrebbero ospitare questi ragazzi. Si fanno i nomi delle Domus Mariae, anche dell'ex Tabor sulla Tiburtina, oltre alle famose 13 aule della Di Marzio, ma al momento nulla di ufficiale, incertezza generale e ovviamente il corpo docente in particolare, ma anche il personale amministrativo sul piede di guerra, oltre che i tantissimi genitori degli oltre 1.500 studenti. Questo per quanto riguarda il liceo Marconi. Gigliola, dicevi anche dell'udienza questa mattina della GIP Antonella Di Carlo per quanto riguarda l'inchiesta sui grandi eventi a Pescara. Dicevi bene, tutti rinviati a giudizio, sette gli indagati, tra questi anche gli ex assessori comunali Giacomo Cuzzi, anche la Moreno di Pietrantonio e la Di Carlo, oltre ad alcuni tecnici e dirigenti. La GIP Antonella Di Carlo ha deciso il rinvio a giudizio per tutti, alcuni imprenditori tra questi, e dunque la prima udienza prevista per il 13 dicembre al Tribunale di Pescara, ovviamente. Sono stato forse un po' troppo lungo, ti chiedo scusa, Gigliola. Vi ricordo comunque per gli aggiornamenti sul bollettino Covid, come dicevi giustamente tu, sull'esito della riunione dell'unità di crisi per quanto riguarda il Covid, vi rimando non solo al nostro sito www.rete8.it, ma anche alle nostre pagine social. A te, Gigliola.